dalla lana, voglio. Io ripeto, non so niente di questo spettacolo. Sono qua con un amico ormai, o no, Giuseppe? Certo. Ok, Giuseppe Sgro. E un nuovo amico che io seguo da un pochetto, ma la diciamo adesso, la news ce la teniamo per fine. Per il finale, dai. Per il finale. Stai registrando? Certo. Ditemi, alla fine la diciamo. Al finale, allora, al finale una notizia bomba che riguarda uno dei due. Chi sarà? Qua. Vabbè, allora, Daniele Fedeli, che io avevo conosciuto, come ti stavo dicendo, all'Istrio. Lì rimasi un attimino dispiaciuto perché non lo vinse il premio. Poi però l'ho riconosciuto. Vai. Cosa stavi dicendo? Mi diede una menzione. Sì, bravo. Mi diede una menzione. Quella sì. Beh, però io non ero soddisfatto comunque. È arrivato ad oggi. Io poi l'ho rivisto con molto piacere negli spettacoli di Giuseppe. Tra l'altro l'anno scorso in Malagrazia ci stavamo incontrando, questo era il periodo, può essere ottobre, sì, novembre? Un po' prima, però sì, più o meno questo periodo. Okay. Eravamo alla Contraddizione. Esatto. Ci ritroveremo alla Contraddizione quando? 5, 6, 7 dicembre alle 20.45. Perfetto, fate anche la domenica? No, facciamo giovedì, venerdì e sabato, solo 3 repliche perché è un primo studio, una prima parte, stiamo tenendo il lavoro protetto in attesa che abbia degli aiuti per essere concluso, no, però dura già un'ora e mezza, quindi sì, no. Poi entriamo più nel pericolo di poi entriamo nel dettaglio di questo spettacolo. Per concludere con Daniele, poi lo rividi con grande piacere nello strano caso del cane ucciso a mezzanotte, e lì poi boom, Daniele però resta fedele a Giuseppe Sgro. E insieme sono, allora, questo il titolo è figo, chi è che l'hai scelto tu? Sì, è un verso. È un verso. Chi è che lo dice? Lo dico io, lo dite voi, dillo tu. Che sei... A me un Dio ha concesso di dire quanto soffro. Mamma mia. La riduzione drammaturgica l'abbiamo fatta con Francesca Marianna, però abbiamo tenuto il verso di Goethe del Torquato Tasso. Allora, per chi conosce Giuseppe Sgro, non sarà una passeggiata. Ok, me ne dai atto? Sì, anche se questo lavoro è molto ironico, molto divertente. Ma anche Malagrazia, però, voglio dire. Okay. Sì, diciamo Malagrazia era un po' più dark, oscuro. Questo è un lavoro molto camp, molto pop, in realtà, in cortocircuito col linguaggio altissimo di Goethe e la tematica, insomma, è la follia del tasso, il tasso che arriva verso la follia. Ok, ma lui interpreterà il tasso? Tutti i personaggi del drama, che sono 5. Okay. Tasso, il duca Alfonso di Ferrara, e Leonora Sanvitale, che è una cortigiana. Se ho visto le tesine. Esatto, la sorella del duca, che è la principessa Leonora, e Antonio, che è un consigliere di guerra. Consigliere di guerra di Alfonso. Oh. Però tutto è visto, diciamo, con l'occhio di Tasso, nel senso che è Tasso che delira una volta in manicomio e ripercorre la vicenda entrando nei vari nelle altre figure. Mm-hmm. Quindi è tutto un delirio di Tasso, cioè Tasso c'è di sottofondo sempre, sempre presente. È come se ricapitolasse quello che lo ha portato alla follia. Esatto. Il concept registico è questo. E rievocasse tutti gli altri, tutta la vicenda che è accaduta. Allora, se è un'ora e mezza, abbiamo detto, ed è solo la prima parte, io quando verrò la prossima settimana a vederlo, il finale sarà aperto? Sì. Molto aperto, perché il finale dei primi tre atti su 5, che sono quelli che porteremo in scena nella prima parte, che poi sarà il primo tempo dello spettacolo finito, il finale del terzo atto è una trama per portare via Tasso dalla corte di Ferrara, che fa la Eleonora Sanvitale, che è questa appunto contessa di Scandiano, poetessa, cantante alla corte estense, che intriga perché vuole portarsi il Tasso con sé a Roma e a Firenze per nobilitare la sua figura e avere
insomma il poeta, il grande poeta che ha appena finito di scrivere La Gerusalemme liberata per sé, quindi finisce con una trama, okay, con una trama politica. Ok, e mi verrà voglia di vedere la seconda parte. Ma penso di sì, anche perché è molto divertente come Daniele veste i panni della San Vitale, che è un personaggio super camp, una specie di strega romilde, strega di Biancaneve, che intriga. Tu mi hai citato prima un grande attore che è Bruno Ganz. Un bel personaggio, cioè lui tanta roba, eh? Sì, assolutamente sì. Ma che dire, io cerco di fare, di seguire la visione che ha proposto Giuseppe, di ampliarla a nostro modo, al mio modo, nell'estetica di Febe, quindi non sono così ardito da fare un paragone. No, per me è molto importante riprendere questo testo perché appunto non abbiamo paragoni italiani, esatto, che si ricordino. L'ultima volta penso sia stato fatto negli anni Ottanta, è un testo che non si azzarda più a toccare nessuno, però ha come precedente storico uno dei più grandi spettacoli della stagione teatrale del 68-70, che è il Quattro Tasso di Peter Stein alla Schaubühne di Berlino, appunto con Ganz nel ruolo di Tasso, un Tasso pagliaccio, in quel caso un Tasso cortigiano che viene sbeffeggiato da tutti. L'ha fatto anche Klaus Kinski, si vede nel film che di Herzog, che era matto davvero. Certo. Anche se più che matto paranoico, Kinski era un matto aggressivo, un matto violento. Mentre Tasso è proprio un paranoico, uno schizofrenico bipolare che ha le visioni, che ha, vedi, sente le voci, ha le manie di persecuzione. E tutto questo non lo riusciremo, lo vedremo? Sì, certo, nei momenti in cui fuoriesce il Tasso, sì. Poi abbiamo letto le lettere dal manicomio che ci hanno dato una visione più generale di quella che poteva essere la sua follia, in cui in alcune lettere racconta ampiamente le sue visioni, le ripercussioni anche fisiche che aveva, i malori al di là della follia mentale, ecco. Quello che ne viene fuori, all'epoca non esisteva ancora la psichiatria, ma quello che ne viene fuori è veramente un profilo psichiatrico da bipolare schizoide. Okay. Alle tue spalle ci sono quattro monitor, cosa rappresentano? Questi monitor rappresentano un continuo linguistico visivo, okay, e si alternano diverse immagini costruite per noi da Luca Interprete, che è il nostro videomaker ormai da diversi anni, e rappresentano talvolta le parti di testo rese graficamente in italiano e in tedesco, talvolta allusioni a personaggi o allusioni a simboli pop che vanno in cortocircuito con la scena, con quello che sta succedendo in scena. Ok. La musica nei tuoi spettacoli è sempre protagonista, in questo caso? In questo caso è intervenuto con un lavoro molto forte, molto bello, Stefano De Ponti, che ha già lavorato con noi per Malagrazia, che è in scena nel nostro Aspra, che ha vinto il Cross Festival l'anno scorso e che adesso ripresenteremo presto a Milano e non solo, e che ha lavorato con noi anche su Colla degli Abissi, che è il nostro primo spettacolo per bambini con Francesca Frigoli in scena, che sarà all'Elfo dal 2 al 6 gennaio. Ci mettiamo tutto nel mazzo di questa intervista. Tranquillo. E quanta libertà ti ha lasciato nello sperimentale, Giuseppe? Ma allora, ci sono state delle, diciamo, due fasi del lavoro. La prima che abbiamo fatto a luglio, che erano dei giorni di improvvisazione in cui io ho avuto la totale libertà improvvisativa, però ancora non c'era, non lavoravamo sul testo, quindi era solamente, diciamo, una scelta, una selezione fatta da noi insieme degli oggetti da usare in scena, che poi sono quelli che effettivamente usiamo, e Giuseppe mi ha lasciato liberi,
liberissimo di proporre qualsiasi cosa con delle musiche. E in quel caso abbiamo un po' iniziato ad individuare azioni o momenti, modalità in cui potevano essere usati questi oggetti di scena, queste improvvisazioni. Il suono, le azioni, le proposte fisiche, vocali. Esattamente. Diciamo che a me, con Daniele in particolare, ma con tutti gli attori di livello con cui mi è capitato di lavorare, piace provocare delle reazioni, provocare e ricevere la risposta che viene dal corpo, dall'anima dell'attore, e da lì iniziare a modellare e a selezionare le cose. Quindi Daniele in realtà ha avuto una grandissima libertà, poi dopo abbiamo creato insieme registicamente una griglia che io ci tengo sempre che sia perfettissima, di super partitura, registicamente, e in questo Daniele è molto fedele a questa cosa. Registicamente io ci tengo che la partitura sia precisa, che non ci sia l'improvvisazione in scena, che non ci sia quella cosa lì un po' all'italiana del talento dell'attore che è bravo e allora fa quello che vuole, gigioneggia, no, infatti, e cambia la partitura. Poi quando abbiamo ripreso il lavoro dopo l'estate è stato questo, cioè con il testo che a quel punto c'era abbiamo iniziato a creare questa partitura, che questa è una cosa che con Giuseppe ci ritroviamo anche a livello proprio di approccio del lavoro, di processo del lavoro, appunto di rimanere fedele alla partitura, e perché è un lavoro musicale. Uh-huh. E quindi è comunque per la partitura musicale, fisica. Quello che sta dicendo Daniele per me è molto importante in questo caso in particolare, perché lavoriamo sul verso, sulla poesia, cioè il sottotitolo di questo primo studio è Una discesa nel verso dal torquato tasso di Johann Wolfgang von Goethe. Cioè la poesia è musica e quindi va rispettata. Certo. Daniele fa un lavoro molto preciso sul verso, sulla ripartizione del testo. Che poi si intreccia alla partitura fisica, che è per quanto mi riguarda, anche Giuseppe sia d'accordo, insomma, è la stessa cosa che lavorare sulle parole. Certo. Cioè c'è lo stesso processo, ecco, sì. Io lo tratto in maniera uguale. Sì, la parola è corpo in questo spettacolo, uno spettacolo estremamente fisico. Fisico, eh? Sì, sì. E lui poi ci riesce anche un'altra volta. A chi è rivolto questo spettacolo? A tutti. Per me è sempre così, è rivolto a tutti, poi chi vuole accoglierlo lo accoglie, e spero sempre, brechtianamente parlando, che stimoli un pensiero critico, stimoli una voglia culturale, un desiderio di esplorazione, di ricerca nello spettatore, più che intrattenerlo, perché non è la cosa che mi interessa. Mi interessa di più stimolare un desiderio di scoperta culturale, di pensiero sul mondo, sugli uomini, che emozionare, tutte quelle storie lì, insomma, intrattenere, bla bla bla. E secondo te come siamo messi? E in che senso? Come spettatori, in questo momento storico. Ma siamo più verso l'intrattenere, oppure abbiamo voglia di qualche cosa di più? Non lo so. Non vorrei essere tragico o eccessivamente polemico. Io sono abbastanza contento, perché devo dire che negli anni, soprattutto a Milano, ma non solo, anche in altre città italiane, siamo riusciti a costruire uno zoccolo duro di pubblico che segue ed è interessato alle tematiche, al linguaggio che noi cerchiamo di portare. Più che altro il problema sono le istituzioni, molte volte, e la critica, che hanno paura di produrre, di proporre spettacoli che non siano facili, che non siano immediatamente comprensibili ad un solo livello, perché poi non è che non è comprensibile, però non è una comprensione base di un solo livello, ma abbiamo tanti livelli, e a me questo interessa, perché penso che il teatro sia un luogo del procedere metaforico e non del procedere simbolico, dove X vuol dire Y e basta. Mi interessa che X possa voler dire
YZLMN aprire nello spettatore uno spettro critico e di comprensione più ampio. Giusto. E per questo succo. Grazie. Daniele, tu invece che cosa vorresti che si portasse a casa lo spettatore dopo che ha visto, vabbè, il titolo è lunghissimo, a me Dio ha concesso di dire quanto soffre. Io non lo so, devo dirti la verità, non concordo pienamente con questa cosa che ha appena detto Giuseppe ed è fondamentale. Però io quando sono in scena, non me lo domando, non saprei cosa dirti perché non penso a questo, penso a fare bene quello che devo fare, a portare avanti il lavoro e la visione e la proposta che si sta facendo, ma non voglio dire che non mi interessa che cosa si porta a casa lo spettatore, però non è una cosa che mi chiedo riguardo il mio lavoro, quindi qualsiasi cosa, non saprei veramente cosa dire, perché per me la risposta possono essere infinite, ognuno porta a casa quello che vuole e io non ho una cosa precisa per quanto mi riguarda da voler dire, non ho un messaggio. Si dicono tante cose, a livello critico può sviluppare un pensiero nello spettatore, però ognuno svilupperà il suo come vuole. Quello che sta dicendo Daniele, voglio fare una piccolissima postilla, scusami, per me è importantissimo. Perché appunto mi permette di trovarmi a lavorare con un attore che non ammicca al pubblico, cioè che quando è in scena e lavora per l'opera, per qualcosa che sta più in alto di noi e non per piacere al pubblico, cioè si occupa di fare il lavoro, non di sedurre, di piacere, di essere visto. E questo per me è fondamentale in un attore. Cioè io dichiarazione che sta facendo. Non vorrei tirare le sbiorinate, però per me questo è importantissimo e cerco di lavorare soltanto con attori sempre più negli anni che hanno questo tipo di etica, io la chiamo, perché non mi interessa appunto l'attore che vuole piacere prima di tutto e si occupa più di se stesso che dell'opera che sta portando. Bravo. Sì, ma comunque io, cioè nel senso, lavoriamo insieme perché la proposta che Giuseppe fa e il lavoro che porta avanti mi permette di fare questo, non so come dire, cioè nel senso io ho trovato nel lavoro di Giuseppe, di Febe, di Francesca Mariano, un terreno fertile per questa cosa, altrimenti non si sarebbero incastrate, ecco, queste due caratteristiche. Allora Daniele, ma mi sembri timidino, non lo so, eppure è una bestia da parco, io lo vedo. Anche questo fa parte della bravura di certi attori, non essere esibizionisti nella vita. Bravo. Allora, visto che sei timido, dai l'appuntamento. L'appuntamento? E cioè, a loro glielo devi dare. Ma del premio, intendi? Ah, così stai dicendo. Allora, appuntamento il 5, 6, 7 dicembre al Teatro della Contraddizione alle 20:45. Mi raccomando, tesseratevi perché il Teatro della Contraddizione sta subendo un linciaggio da parte delle istituzioni per questa storia delle tessere, quindi bisogna tesserarsi 24 ore prima perché ci sono molte ingiunzioni e problemi gravi, secondo noi, come compagnia Febe, che alla Contraddizione ha trovato una casa, ed è un teatro che da 20 anni propone qualità, ricerca, e viene attaccato gravemente dalle istituzioni per normative di sicurezza, cavilli, e ha rischiato di chiudere, quindi tesseratevi per venirci a vedere prima. Io la tessera ce l'ho, quindi... Bene, allora, siamo in chiusura. E cosa succede adesso? Chi è che lo dice? Io sono con... Domani sera si saprà. Domani sera usciranno, ecco, tutte le candidature, quindi si potrà liberamente divulgare la notizia. Ok. La notizia è che Daniele Fedeli è candidato come miglior attore under 35 al premio UBU 2019. Oh, che sei. Bravo. Evviva. Grazie.
Allora facciamo tanta merda, si dice? Merda, va bene. Merda, 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 Daniele Fedeli. Però adesso cosa dobbiamo fare? Andare tutti al teatro della contraddizione a vedere. A me un Dio ha concesso di dire quanto soffro. Mamma mia, ma soffriremo a fine serata? No, non credo. Abbiamo testato su un po' di pubblico qui che dice all'inizio faccio fatica ad orientarmi, no, poi entro tutto nella follia nel gioco e mi diverto. Addirittura. Alcuni hanno detto così. Alcuni ci hanno detto questo. Bene, bene, andiamo. Ma lo vedremo ancora nudo? Raga. Non proprio. Ogni volta basta. No, tutto nudo no, ecco, tutto solo alcune nudo. Parti. Alcune parti, l'abbiamo censurato. Dal trailer si evince. Eh? Dal trailer si evince questa... E non ho mezza visto. Nudità. Lo trovate su Facebook, su YouTube. Ok, dopo lo vado a vedere. Ciao a tutti. Grazie, ciao. Ciao.